L'ex ospedale di Cittanova, chiuso qualche decennio fa, torna a far discutere la politica locale dopo la proposta di Fratelli d'Italia di utilizzare parte della struttura come punti di primo intervento, come già presente nella vicina Palmi, vista la carenza strutturale in materia sanitaria del territorio della Piana di Gioia Tauro. A questo suggerimento è seguita un'interrogazione da parte del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Nicolò, che nel documento presentato al presidente Oliverio parla di allargare il ventaglio dell'offerta sanitaria nella vasta e popolosa area della Piana, decongestionare il pronto soccorso di Polistena e garantire complessivamente maggiori standard in termini di qualità, efficienza e sicurezza. A sostenere la proposta è anche l'esponente locale di Fratelli d'Italia Titta Valensise, riferimento della destra regina ai cittanovese. Fratelli d'Italia in sostanza si è posto il problema della struttura ospedaliera di Cittanova perché è una struttura nuova, sottoutilizzata, che non è giusto in quanto significa sperpero di denari, e lasciare una struttura in queste condizioni ha certamente rappresentare quella che è l'aspettativa della popolazione tutta cittanovese, che vuole vedere risollevate le sorti di questa struttura. Ed allora noi abbiamo lanciato proprio in maniera provocatoria una proposta che si possa discutere per quello che può essere nel piano sanitario di riordino regionale, valorizzare questa struttura portandola a degli indici certamente di accettabilità superiori a quella a cui attualmente si trova. Scura, credo che ci abbia i giorni contati. La Calabria ormai è stanca di assistere alle diatribe nell'ambito dello stesso partito di sinistra, Partito Democratico, tra il governatore Oliverio e il commissario Scura. La Calabria ha necessità di avere una sanità che sia una sanità adeguata ai tempi e al servizio dei cittadini. La smetta la sinistra di litigare con queste faide interne che ci hanno, e pensano di più a risanare tutti gli sperperi che hanno fatto finora e a gestire la sanità in maniera diversa.